ways, no matter what comes down. I got it all. Ho combinato qualcosa? Adesso ci colleghiamo con Claire Cheng, che ha un servizio speciale dall'Haskins College di Cambridge. Mentre l'8 settembre si avvicina, fa un certo effetto ascoltare di nuovo il nome di Kate Fisher in un notiziario. La sua recente nomina qui all'Haskins College fa tornare alla mente la cronaca di 2 anni fa, quando i vari campus dislocati in tutto il Massachusetts erano terrorizzati dal serial killer Max Herzog. Herzog, travestito da agente di polizia, riuscì ad adescare e a uccidere 7 giovani donne. Dopodiché venne arrestato. Prima di uccidere la sua ultima vittima, decise di mettersi in contatto con Kate Fisher, una famosa giornalista di Boston, confessandole i crimini commessi. La Fisher, convinta che Herzog fosse un impostore, ritenne di non avvertire le autorità della scottante confessione. Molti sostengono che questa discutibile decisione sia costata la vita a Laura Rose. Infatti Herzog rapì la ragazza e la uccise prima che la polizia venisse a conoscenza dell'identità dell'uomo. Ed è proprio per questo motivo che la sua nomina a docente di etica nel giornalismo all'Haskins College potrebbe far scuotere la testa a più di una persona. Mamma, è andata via la luce! Oh, figurati. Ah, ecco il nostro ultimo acquisto. Che meraviglia! Sembra un gioco da ragazzi avere un incarico. A dispetto di tutto. Si consideri fortunato, Gildon, visto che è di ruolo. Già, invece lei è sfortunato. Kate, sono lieto di vederti. Ti stai ambientando? Oh, tornare a casa propria è un po' come tornare all'infanzia. Hai conosciuto tutti? No, ma c'è sempre tempo, vero? Già. Kate, ti presento Becky Wade. Lei farà parte della nostra squadra e ci aiuterà nell'amministrazione. Becky, lei è Kate. Lieta di conoscerti. Ho accolto con piacere la tua nomina al college. Grazie, questa è una cosa carina. Verrai anche tu alle mie lezioni. Non avrò questa fortuna, ma ti vedevo sempre al notiziario con la mia famiglia. Kate Fisher.
Deve essere un sollievo avere un benefattore così influente. Non capisco. La finisca. No, no, non fa niente. Continua a sorprendermi quando gli invitati sono più cortesi con il barista che con l'ospite d'onore. Io credo che il professor Gildon si sia risentito perché non hanno chiesto a lui di ricoprire quella posizione. O forse gli brucia ancora la mia stroncatura del suo libro, ti ricordi? Se la meritava. Vedo che la gente parla con una certa facilità. Sai, Kate, temo che, come si suol dire, per evitare critiche, non devi dire niente, essere niente e combinare niente, solo che una persona del genere non è certo la Kate a cui ho fatto da mentore in questi anni. Te la caverai. Ti attende un nuovo inizio. Salve, detective. Grazie ancora per essere venuto da Cambridge. Considerati i precedenti, ho voluto subito avvertirla. Tra l'altro, penso che il caso sarà di sua competenza. Dove hanno trovato la borsetta? Era sul divano. Sono le foto che destano preoccupazione. È stato il portiere, il signor Alvarez, a trovare tutto. La borsetta era là. Adesso in centrale, per le impronte. Parli del suo inquilino, signor Alvarez. Senta, qui ci sono 80 inquilini. Se pagano l'affitto, io non faccio domande. La storia della borsetta? Ho avuto una soffiata da un tizio e sono salito a controllare. Dobbiamo vedere il contratto di affitto. Ma quale contratto? Avrà firmato un contratto di affitto. Mi ha pagato in contanti, sull'unghia, incluso ottobre. Non sono uno che cerca guai. Credetemi, io non so niente, lo giuro. Ti consiglio di far mente locale se non vuoi una visita dell'ispettore delle tasse. Ok, cercherò di ricordare. Mi informi se dovesse trovare qualcosa. Certo. Nel frattempo terremo gli occhi aperti. Forse è un allarme esagerato. Lo vedremo. Ehi, la colazione è pronta. Robby? Robby, è pronta la colazione. Grazie. Conosci le regole. Mettilo via, si mangia. Ma ho quasi finito. Lo finisci più tardi. Contento di partire con papà? Sì, forse. Ti divertirai? Non mi piace il campeggio. Questo non puoi saperlo. Sono sicura che vi divertirete insieme. Speriamo. Forse è meglio che vada a finire di fare le valigie prima che arrivi tuo padre. Robby. Non mi va per niente di stare insieme a lui. Cioè, se non ci avesse lasciato, a quest'ora sarei ancora a Boston con tutti i miei amici. Ma non è colpa sua se abbiamo lasciato Boston. E poi nessuno me l'ha chiesto. Io non volevo andare via. Non conosco nessuno in questa nuova scuola. Guardami. Per me è lo stesso. Anch'io sono un po' smarrita in questa scuola. Per te è diverso. Non molto diverso. Ce la caveremo, te lo prometto. Che cosa sono quei segni? Cambiati la maglietta prima che arrivi tuo padre. Dovrebbe arrivare adesso. Sul serio? Sì, ha chiamato e mi ha detto di aspettarlo fuori. E quindi... non lo so. È già arrivato. Corri a cambiarti, tanto io e lui dobbiamo parlare.
Dov'è Robby? Doveva essere pronto. Sta arrivando, si era sporcato. Senti, sta avendo delle piccole difficoltà ad ambientarsi a scuola. E allora? Rassicuralo, digli che gli vuoi bene, che è tutta la tua Adesso vita. Adesso non iniziare, Kate. Certo, ci mancherebbe altro. Tutta farina del tuo sacco. Sei in colpa a me perché non siamo più una famiglia e perché tu gliel'hai messo in testa. Io non gli ho messo in testa niente. Va bene, come vuoi. Noi dobbiamo comportarci da persone civili se non vogliamo che lui soffra ulteriormente. Kate, vuoi ragionare? Tu hai messo per anni il tuo lavoro davanti alla famiglia e adesso vieni a fare a me la predica, ti prego. Sei così originale. Ehi, abbracciami. Mamma, riuscirai a cavartela da sola? Che ci vuole? Divertiti. Ciao, figliolo. Ciao, papà. Mettiti la cintura. Che sta succedendo tra noi? Ormai sono anni che non si tratta di noi. Ormai ci sei sempre solo tu. John, ti prego. Oh, hai l'aria sorpresa. E questo è tipico. Ti curi solo dei tuoi sentimenti. Perché hai questa opinione? Perché? Nel corso degli anni hai fatto di tutto per avere successo. E adesso guardati. Sai che cosa sei diventata? Sì, che sono diventata. Un tabloide vivente. Il tuo buon senso è andato a farsi friggere. Sei così ossessionata da quest'ultimo caso da occupare i mass media senza nessuna considerazione per me o per Robby. Credi che sia stata la mia volontà? Io non c'entro niente. E comunque Robby non ne risente. Ma come? Vieni massacrata a livello mediatico e pensi ancora che Robby non ne risenta? Subito pronta ad uscire per fare un'altra intervista. Quando ti stancherai, Kate? Non mi tormentare. Io devo riabilitare la mia reputazione e ora ho bisogno del tuo Ma sostegno. Ma se non riesco nemmeno a incontrarti, credi che il tuo lavorare 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, non abbia effetto sulle nostre vite? Pensi che ti perdoneremo per le assenze alle cene di famiglia e alle partite di baseball solo perché eri alle prese con qualche titolone? Non dire sciocchezze. Non ho mai trascurato la mia famiglia. Io faccio del mio meglio. Adesso sto passando l'inferno e ti chiedo di non abbandonarmi. Tu e Robby siete le persone più importanti della mia vita. Senti, io non ce la faccio più. Mi stai punendo perché metto troppa passione nel mio lavoro? Oh no, tesoro, la cosa va ben oltre. La donna di cui mi ero innamorato era passionale e ambiziosa, ma per le cose giuste e coi tempi giusti. Adesso hai perso di vista questa prospettiva. Hai fatto una scelta e sono morte delle persone. La donna che amavo non avrebbe scelto questo. Rivolgiamoci a un consulente matrimoniale, No, John. Voglio solo tirarmi fuori. Quindi è finita? Sì. Oh mio Dio, com'è possibile? Sta andando tutto a pezzi. Addio, Kate. Verrò a prendere le mie cose. Sicura che te la caverai? Ci sono nata in questa città, so come fare. Ok. Ti ho preparato qualcosa, se no salti la cena. Hai tutto nel frigo. No, non era necessario. A proposito, ha chiamato l'elettricista. Ha detto che era passato, ma nessuno gli ha aperto. Forse si è rotto il campanello. Tornerà tra una settimana. Allora lascerò un biglietto qui fuori, così quando torna bussa. Grazie. Pronto? Rosa, devo andare in centro, ma tu vai pure quando hai finito. Mi aspettano alla polizia. Va tutto bene? Sì, è per quella borsetta che mi avevano rubato 2 anni fa. L'hanno ritrovata. Beh, una buona notizia. Credo di sì. In cucina ho quasi finito. Tolgo dagli scatoloni i vestiti di Robby e poi vado in vacanza. Ti auguro buon viaggio. E porta i miei saluti a tua figlia. D'accordo. Non so come faremo una settimana senza di te. Me la caverete. Telefonami se hai bisogno. Va bene. Signora Fisher? Detective Sinclair, ci siamo parlate al telefono. Sì, salve. È sua? Sì.
Assurdo che fosse in un appartamento dopo tanto tempo. Devo firmare da qualche parte. In realtà c'è un'ultima cosa. Abbiamo trovato queste in quell'appartamento. E c'erano anche queste. Risalgono a 2 anni fa. 2 anni fa lei era su tutti i giornali. Con il caso Herzog è stata un facile bersaglio per un gran numero di psicopatici. Ma anche se era a rischio, riteniamo che oggi quella minaccia sia passata. Di chi è l'appartamento? Chi è il proprietario? Ci stiamo lavorando. Qualcuno ha fornito una descrizione di quest'uomo. Signora Fisher, le assicuro che non c'è niente di cui preoccuparsi. Mi sembra così assurdo. Avete trovato altre cose? Nient'altro. Solo la borsetta e quello che vede. E dice che non mi devo preoccupare. Se le dico che ci stiamo lavorando, vuol dire che ci stiamo lavorando. Ascolti, le manderò qualcuno a casa a dare un'occhiata in giro. La cosa importante è che lei sia stata allertata e che tenga gli occhi aperti. D'accordo? C'è anche mio figlio in queste foto. Lo so. Grazie. Pronto? Sono Rosa, andrò via tra una mezz'oretta. Ok. Pronto? Pronto? Rosa? Era caduta la linea. Oh, un secondo solo, bussano alla porta. C'è un poliziotto qui fuori. Accidenti, detto fatto. Vorrà entrare per dare un'occhiata. Senti, digli che sarò lì tra un paio d'ore se vuole parlare con me. Buon viaggio. Ciao, riguardati. Ciao. Salve, si accomodi. Messaggio 1. Ciao mamma, sono io. Ti ho chiamato come mi avevi chiesto. Ti voglio bene, ciao. Messaggio 2. Ciao, sono Rosa. Sono in aeroporto. Il volo è in orario. Non dimenticarti di mangiare. A presto. Fine dei messaggi. Oh mio Dio, un'altra volta. Salve. Salve. Lucas. Ciao, Kate. Entra. Ok. Grazie. Che è successo alla luce? È che non ho avuto modo di far venire l'elettricista. Ho avuto da fare. Guardi, se mi indica dov'è il quadro elettrico, glielo riparo in un secondo. La ringrazio, è di sotto, appena scende. Dopo 2 anni. È vero. Scusa se da quando sono tornata non mi sono fatta sentire. È stato tutto così frenetico. Quando sei tornata? La settimana scorsa. Non avrei mai pensato a una rimpatriata. Non era previsto nei miei piani. Ma spesso i piani a lungo termine sono fatti per essere stravolti. Visto? Era una sciocchezza. Grazie. Adesso veniamo a noi. Il detective Sinclair ti ha detto che saremmo passati a dare un'occhiata alla casa? Qualcuno è già passato. La domestica mi ha detto che ha mostrato la casa a un agente. Che cosa? Un agente, è già passato. Che ora poteva essere? Le 16:30, uscivo dalla centrale. Così la tua domestica gli ha mostrato la casa. La possiamo sentire? È andata a Chicago a trovare sua figlia, perché? Hathaway, cerca di scoprire chi era.
Sono stato all'appartamento dove hanno trovato la borsetta. È incredibile, sei ancora nella polizia di Boston. No, adesso no. Sono tornato da qualche giorno. Volevo qualcosa di più tranquillo. Che ti hanno detto? Allora chi era? Lo sapremo. Dai un'occhiata in giro. Ho trovato questa foto. Non lo conosco, non so chi sia. Ok, abbiamo anche trovato quest'articolo. È la cosa più recente che siamo riusciti a trovare, oltre agli orari delle tue lezioni a Laskins. Tu credi? L'uomo che è venuto qui aveva la divisa da poliziotto come faceva Herzog. Herzog è morto in prigione. È morto. Sì, lo so. Ascolta, non sai chi potrebbe essere il responsabile di una cosa così? Dopo tutto questo tempo. La causa civile intentata contro di te è stata ritirata, non è vero? Sì. E poi è arrivata la nomina a Laskins. Quando? 3 mesi fa, no? Perfetto. Esaminerò tutte le recenti immatricolazioni, passerò al setaccio all'amministrazione. Sono in pericolo, vero? E se questo tizio emulasse Herzog? Non è ancora detto. È tutto a posto. Bene. Faremo tutto quanto è in nostro potere per assicurarci che tu non corra pericoli. E comunque ti lascio il mio biglietto. Chiamami quando vuoi. Ok. E stanotte chiudi a chiave. Certo. Ok? Mi raccomando. Buonanotte. Kate, sono Lucas. Accidenti, Lucas, mi hai fatto prendere un colpo. Entra. Non rispondevi al cellulare. Ero preoccupato. Accomodati. Ho pensato di trattenermi per un po', fare la guardia, se vuoi. Ne sarei felice. E domani organizzerò dei turni. So che andrà tutto bene, solo voglio essere più sicuro. Sì, certo. Se c'è una persona che sta ritirando fuori la storia di Herzog per spaventarti, è una persona che conosci. Sì, anch'io lo penso. Oggi ho fatto delle ricerche. Ecco le informazioni legate al caso. Quando te ne sei andato, ho ricontrollato le carte. È una specie di archivio. Già. Sai, quando la famiglia Rosa ha convinto le altre famiglie ad associarsi per farmi causa, l'unico modo che avevo per affrontarle era sapere tutto sulle loro figlie. Ho parlato con i loro amici, con i loro insegnanti.
Quando Herzog mi ha chiamato per dirmi che aveva delle indiscrezioni sul boia di settembre, non ho neanche sospettato di lui. Non hai idea di quante persone hanno fornito false informazioni. Quanti mitomani hanno provato a prendersi il merito. Non ti sto giudicando. No, lo so, è che non riesco a smettere di giudicare me stessa. Ma tu sei innocente. Non sei responsabile della morte di quelle ragazze. Ma potevo salvare lei. Io volevo quell'intervista. Sul serio, volevo catturare il boia di settembre e trovare lavoro in un network. Kate, adesso... No, è così. È così, ho la mia parte di colpa. Ho fatto quegli stupidi annunci, ho attivato quel numero, sono stata arrogante. Credevo di poter fare un lavoro migliore del vostro. È quel tizio, il vero serial killer, chiama il numero, confessa tutto e io non avverto nemmeno la polizia. Dopodiché ammazza un'altra ragazza, come aveva detto, io niente. Non torturarti così. Non è facile. E che cosa è successo dopo? È successo che in realtà il chiasso non si è mai placato. Mio marito non è riuscito a gestire la pubblicità negativa e se n'è andato. Ha perso il lavoro e venduto la casa in 6 mesi. L'incarico al college è un nuovo inizio per me e mio figlio. Deve essere stata dura per voi. Sì, infatti. Dimmi di te. È parecchio che non ci vediamo. Già, hai ragione, è parecchio. Vuoi vedere la causa di tanto chiasso? Vieni. Non l'ho più vista dal giorno del processo. Signor Herzog, è questo il suo nome? Lei sostiene di essere coinvolto nei rapimenti e negli omicidi delle 6 vittime, giusto? Considerando che la polizia sta lavorando a questo caso da 6 anni, perché lei non compare sulla lista dei sospettati? È ironico, non trova? Che cosa? Un individuo fa tanto per essere notato, ma non gli viene resa giustizia. È come se la polizia si sia dimenticata di prendere in considerazione le ragazze e di domandarsi perché. Ok, signor Herzog, glielo domando io. Perché? Lo sa quelle ragazze cosa avevano in comune? Me lo dica lei, che cosa avevano in comune? Sta rigirando la domanda. È questo che vi insegnano alla scuola di giornalismo? Più o meno. Lei è presbite. Ho notato che socchiude gli occhi, nonostante gli occhiali. Non vedo cosa abbia a che fare con gli omicidi. Non me lo faccia specificare. Insulterebbe entrambi. Mi sono documentata sul suo passato, signor Herzog. 5 anni fa lei lavorava come assistente in un negozio di ottica, ho indovinato? Fuochino. Se lei è responsabile della morte di quelle ragazze, qual è il significato dell'8 settembre? Ognuno di noi ha avuto una brutta giornata che si è radicata nei propri ricordi. Certe persone usano quel giorno come memento per ricordarsi che in qualche modo se la sono cavata. E se ci ragiona un momento, quell'esperienza diventa positiva. Perché rappresenta un ostacolo che è stato superato. Ma io non sono certe persone. Cosa le viene in mente quando pensa all'8 settembre o al mese di settembre, tout court? All'autunno, alla riapertura delle scuole. Ah? Aumenta il fuocherello? Tornando... Stai bene? Credevo di farcela, ma non me la sento. Kate, sei stanca ora. Perché non vai a riposarti? No, non fa niente. Faccio un po' di tè, lo vuoi? Sì. Questo è Robby? Sì. Lui è la mia roccia. È molto carino. Perché hai rinunciato a combattere? Per noi. Di che cosa stai parlando, Kate? Noi ci siamo allontanati. Mi hai lasciato senza dire una parola. Ti va davvero di parlarne? Non ho mai saputo il perché. Volevi una vita che non ero in grado di darti. Oh. Non avrebbe mai funzionato. Così ho mollato prima di te. Grave errore. No. Nessun errore. Eri cresciuta prima di me.
Eravamo ragazzi. Quando te ne sei andato, hai idea di come mi sentivo? Ci hai mai pensato? Che c'è? Siamo degli estranei adesso. Ti comporti come se non fosse successo niente tra di noi. Kate, non è stato... Senti, ora dimmi solo che cosa vuoi, Lucas. Credevo che non avrei... che non avrei provato niente quando ti ho visto là fuori. Dai, dimmelo. Ricordo ancora la prima volta che ti ho vista. Sono cotto come allora. Ci sono tutti questi bottoni. È vero, li odio. Mi sento un adolescente. Non è che stanno per tornare i tuoi... Chi? I tuoi genitori. Non abitano qui. Che fai? Sparisci di nuovo? Sei troppo forte. No, ho ricevuto una telefonata. Hanno trovato un cadavere. Devo andare. Qualcosa che dovrei sapere? No, niente a che fare col tuo caso. Ma tu cerca di evitare i rischi. E non rimanere troppo da sola. Niente di più facile. Oggi ho lezione. Ok. Senti, ti raggiungo appena ho finito. Sì. Bene. Ciao. Quanto tempo è rimasto là sotto? 8-9 giorni. Ne saprò di più quando l'avrò portato al laboratorio. Nient'altro? Né documenti né vestiti. Ci vorranno un paio di giorni per fare un identikit. Posso solo dire che era maschio, 20 anni, ucciso con 2 colpi di pistola alla testa, bruciato e gettato nel lago. Quanto tempo ci vorrà per identificare questo ragazzo? Intanto ci prendiamo 2 giorni per un identikit in 3D, poi si vedrà. Magari siamo fortunati. Speriamo. Grazie. Com'è andata con la signora Fisher? So che hai ritenuto necessario offrirle una protezione personale. Farò anche in modo di sorvegliare la casa. Non intendevo questo. Sì, lo so. Sai anche che le nostre risorse sono limitate. Spero ne valga la pena. Senti, Mel, stai esagerando. Che problemi hai con lei? Per colpa sua licenziarono 2 agenti e ora che ha bisogno di noi dovremmo dimenticare il passato. Sì, l'atteggiamento giusto è questo. Professore! Ah, signora Fisher. La stavo aspettando. Ha trovato quello che stava cercando? Oh, le hanno scritto un bell'articolo sul giornale scolastico. Non l'ho letto. È una serie di complimenti. Volevo vedere come procedevano i preparativi per la sua lezione. Bene, grazie. Temo che siamo partiti col piede sbagliato.
Sono disposto a metterci una pietra sopra e, come gesto di pace, vorrei offrirle il mio aiuto qualora avesse fatto il passo più lungo della gamba. Dopotutto, lei non ha mai insegnato prima d'ora. Beh, lei è generoso. La ringrazio. Accetti la proposta. Magari uno di questi giorni avremo anche l'occasione di bere qualcosa insieme. È possibile? Oh, professor Gildon, lui è il detective Kelly. Detective? Grazie per il cortese invito, ma dovrò riservarmi di accettarlo in seguito. Ma certo. Si è aperta la caccia. Sei geloso? Sì. Allora, ho contattato le famiglie delle vittime di Herzog per sapere come se la cavano. Alcune devono richiamarmi. Comunque, vedi questi nomi? Sono i nomi degli studenti che si sono iscritti al tuo corso dopo l'annuncio sul giornale. Errol Cortes, Neil Drey, Karen Essex, Colum McTavish. Non mi dicono niente per ora. Quei quattro studenti verranno oggi alla tua lezione. Ho recuperato una foto di Karen Essex. Scoprirò chi sono gli altri. Avranno un tesserino. Abbiamo avuto problemi con la scuola. Il sindacato non ci permette di prelevare delle foto, ma aggireremo l'ostacolo. Questa non la conosco. Mi è venuta un'idea per gli altri tre. Salve, ragazzi. Io mi chiamo Kate Fisher e questo è il corso di etica nel giornalismo. Vi consegnerò un questionario che dovrete compilare tutti, una sorta di esercizio, tanto per cominciare. Vi passerò anche questa macchinetta, così vi farete una foto. Al termine della lezione la stamperete e la allegherete al questionario. Alla fine del semestre dovrete rispondere alle stesse domande per vedere quanto siete cambiati. Mi auguro di riscontrare delle risposte più approfondite e interessanti. Se invece dovessero essere le stesse dell'inizio dell'anno, verrete rimborsati. Stavo scherzando. La natura dell'intervista condizionerà l'approccio. Ad esempio, un'intervista politica richiede un approccio diverso rispetto a un'intervista investigativa, anche se porremo le stesse domande. Sì? Ho visionato il programma di studio e ho notato che non si fa alcun riferimento al caso Herzog. Visto che questo è un corso di etica nel giornalismo, mi sembrava automatico affrontarlo. Certo, probabilmente è quello che vogliono tutti qui. Va bene, sarà argomento di discussione fin dalla prossima volta. Avrei un'altra domanda. Lei si è impegnata a farsi una reputazione come giornalista d'assalto. Si è occupata dei tumulti in Israele e ha vinto un premio per un pezzo sui bombardamenti a Mumbai. Per cui viene normale chiedersi perché si è intestardita sul boia di settembre. Non ritiene di aver oltrepassato il confine scadendo in un giornalismo da tabloid? Sta dicendo che un serial killer che si aggira liberamente in città fa meno notizia di un bombardamento dall'altro capo del mondo? No, ma giunti a questo punto, qual è il confine fra intrattenimento e giornalismo? È una bella domanda. Cosa rende una notizia rilevante? Una domanda a cui ognuno deve rispondere. Qual è il vostro pubblico e che cosa vuole sapere? Io personalmente continuo a sostenere che 2 anni fa chi guardava il mio show voleva sapere più del boia di settembre che delle elezioni in Pakistan. Questo perché le loro vite vennero toccate dal boia di settembre. Avevano paura. Io avevo paura. È una cosa terribile accorgersi che c'è qualcuno che ha progettato nel dettaglio di rapire una ragazza e ucciderla. Che magari è la vostra compagna di scuola, vostra sorella, un'amica. Era una storia importantissima. Ho oltrepassato il confine facendo un giornalismo da tabloid? Beh, quando tu smetti di ricevere premi e finisci sui tabloid, hai oltrepassato il confine. Senta, io trovo che... Avremo molto tempo per discutere il caso Herzog e gli altri casi che ho seguito. Ma una lezione non può essere un'intervista. Ok? Grazie. Alla prossima lezione.
grazie di essere venuto. Figurati. Kate, il dottor Harris lavora nell'ambito della psicologia criminale. Ci siamo spesso avvalsi della sua consulenza. Lucas mi ha messo al corrente. Posso vedere l'immagine? Dal libro delle ore, lo leggeva Herzog. È un'immagine di calendario del mese di settembre. Tra l'altro, in fondo alla pagina hanno scarabocchiato un 8 in numero romano. L'8 settembre, il giorno in cui uccise le sue vittime. Qualcuno mi sta mandando un messaggio. Che ne pensi, Harris? Ha ragione Kate. Hai tutti i questionari? Questi sono i famosi quattro. Sì, e il primo è Neil Drey. È stato lui a farmi domande sul caso Herzog. Per cui viene normale chiedersi perché si è intestardita sul boia di settembre? Neil Drey, 21 anni, orfano dei genitori. Nell'ultimo anno ha lavorato per un piccolo giornale del New Mexico. Verificherei subito. Chiedi come si comportava al lavoro. Ho visionato il programma di studio e ho notato che non si fa nessun riferimento al caso Herzog. Karen Essex, da psicologia a educazione fisica, da cinematografia a giornalismo, il che spiega l'iscrizione recente. Anche se passa da un corso all'altro, ha ottimi voti, è impegnata in attività extrascolastiche. Direi che è solo indecisa. Visto che questo è un corso di etica nel giornalismo, mi sembrava automatico affrontarlo. Colum McTavish, studente del primo anno. Ha viaggiato per un anno in Asia. Interessante. Cosa? Lo stile non sembra quello di uno studente al primo anno di giornalismo. Ha qualcosa che ti sembra familiare? Nessuno di loro mi dice niente. Potrebbe essere emulazione. Tutto questo? Sì. Le foto, gli articoli affissi al muro trovati nell'appartamento, l'immagine... È tutto troppo orchestrato per non essere personale. Chi è l'ultimo? Non ritiene di aver oltrepassato il confine scadendo in un giornalismo da tabloid? Harold Cortes. Non riesco ancora a capire il perché, ma questo tipo ha qualcosa di familiare. Che ne dici, Harris? Dico che chiunque ci sia dietro sta cercando di terrorizzarla. Per non dire altro, e comunque, considerando il suo passato, potrebbe essere uno degli studenti, non solo. Potrebbe essere chiunque a questo punto. Detective Kelly. Le apro il portone. Signor Alvarez, sono passato per mostrarle un paio di foto. Ha mai incontrato questi ragazzi? Non lo so. Lei sa quanti studenti vedo ogni anno? Si assomigliano tutti. Sa che dice la mia collega? C'è anche il suo nome tra gli indagati. Cosa? Sì, ha indagato sul suo passato e ha trovato dei precedenti di cui non ci ha messo al corrente. Le rifaccio la domanda, Alvarez. Qualcuno di loro le è familiare? No, io glielo giuro. Io... Forse era un tantino più grande, ma... Insomma, non mi ricordo, ecco. Che c'è ancora? Mi serve il telefono. Cosa? L'ultimo numero composto è 715555501 56. Premere 1 per connettersi. Costumi H&H. Morton Dunn? Sì. Sono il detective Kelly, ci siamo sentiti al telefono. Certo, certo, sì. Ho trovato la ricevuta che mi aveva chiesto. L'ho chiamato per quasi 3 settimane. Non si è più fatto vivo? No, ha noleggiato 2 capi e se li è tenuti. Ecco una divisa da poliziotto e un vestito da clown. Il suo nome è Pete Boyette. Le mostro qualche foto. Qualcuno di questi volti
Lei è familiare? No, non mi sembra nessuno di questi. Il fatto è che vedo tante persone, quindi non... Giusto. Se dovesse venirle in mente qualcosa, mi chiami subito, la prego. Certo. Ok. Ok, allora stasera tutti a casa mia. Un secondo. Leila! Ehi! Ancora a sgobbare? Sì, sto preparando la prossima lezione. Ah, già, i cattivi non dormono mai, eh? Ah, in bocca al lupo. All'autunno, alla riapertura delle scuole. Aumenta il fuocherello? Perché lo ha fatto? L'ho fatto perché... loro... non mi notavano. Perché farsi avanti adesso? Perché sono così stanco, Kate. E... il nuovo anno... scolastico sta per cominciare. Niente di incoraggiante? Due giorni all'8 settembre e non abbiamo neanche uno straccio di indizio. La Ward dice che è in debito con te. Grazie. Lucas, abbiamo un problema. È la stessa persona. Quindi il molestatore finge di essere lui. Dobbiamo identificarlo in fretta, c'è un omicida in giro.
Ok, verifichiamo col sistema di identificazione. D'accordo. E già che ci sei, chiedi al capitano altri uomini per la sorveglianza. Va bene. Lucas, Kate Fisher sulla 1, sembra sconvolta. Grazie di essere venuto. Che è successo? Io voglio solo fare quello che farei di solito. Stavo preparando la lezione e magari l'immaginazione ha galoppato, ma giurerei che qualcuno mi stesse seguendo al campus. Avevo chiesto a John di tenere Robby altri 3 giorni. Come glielo spiego adesso? Tuo figlio non deve sapere niente. Non lo devi spaventare. Come al solito non mi ha dato retta. Ciao, tesoro. Oh, mi sei mancato. Ciao, mamma. Com'è andata? Una forza? Sì, che avete fatto? Siamo andati a pescare. Dai. Ho fatto la lotta con un cinghiale. Andiamo, non è vero, sei un bugiardo. Va bene, non è vero. Tesoro, lui e Lucas, un mio vecchio amico, siamo cresciuti insieme e fa il poliziotto. Sul serio? Forte! Sono contento di conoscerti, ragazzo. Oh, devo sentire chi è, questioni di lavoro. Scusate. Detective Kelly. Salve, Bart Levenson dell'Albuquerque Banner. Ho avuto il suo messaggio, ma non ricordo un Neil Dray nella mia redazione. Davvero? Ha usato il giornale come referenza. È possibile che fosse uno stagista o, che so, non fosse un vero dipendente? Uno stagista? Detective, il nostro staff è composto solo da 10 persone. Ok, grazie per il suo tempo. Di nulla. Tesoro, su, corri a lavarti i denti, io arrivo subito. Va bene. Qualcuno è stato qui. E forse era una donna. Oggi ti aspetta una giornata importante. Sei pronto? Sì, diciamo di sì. So che te la caverai. I tuoi amici saranno gentili e la tua insegnante non vede l'ora di conoscerti. Vedremo. Auguroni. Ci vediamo dopo. Va bene. Sono così stanco, Kate. E il nuovo anno scolastico sta per cominciare. Domani è l'anniversario della morte di tutte quelle ragazze e quindi questa potrebbe essere un'occasione per approfondire il caso. Ok, sotto con le domande. Perché non credete a Herzog? La polizia decise di non rivelare alcune informazioni vitali a cui Herzog accennò nell'intervista. Io gli chiesi qualcosa di cui era a conoscenza solo l'assassino e lui evitò la domanda. Il suo nome non risultava sulla lista dei sospettati della polizia.
Non avevo trovato nessun precedente, sembrava estraneo. In realtà non era estraneo. Lui era l'assassino. Visto che parla di etica, non si sentiva in obbligo di consegnare il DVD? No, l'obbligo doveva sentirlo in network. Io non ritenni che Herzog fosse l'assassino. E così anche i miei capi. Abbiamo visionato il filmato in cerca di informazioni che la polizia potesse ritenere utili. E in seguito gliel'abbiamo comunicato, sì? E quindi alla fine avete consegnato tutto alla polizia? Sì. I testimoni in possesso di informazioni riservate di solito sono troppo nervosi per parlare con la polizia. Incontrare me era un'alternativa sicura. In seguito Herzog cercò di ricontattarla, dopo il suo arresto? Sì, lo fece. Che cosa le disse? Disse che in fondo non eravamo così diverse. Che tutti e due cercavamo la notorietà e che nel caso in questione volevo farmi una reputazione sfruttando le sue gesta. Forse aveva ragione. Io mi sentivo intoccabile e vicina alla soluzione. Lui si sentiva sopra la legge. Noi giornalisti abbiamo un ruolo delicato e importante. Possiamo offrire un momento di celebrità a un prezzo fin troppo alto. A volte mi domando se il desiderio dell'assassino di uscire allo scoperto, come nel caso Herzog, non sia inquietante quanto il gusto della gente per la normale. Scusi, lei non ha fatto affidamento su questo, senza offesa, ma crede davvero di essere stata eticamente corretta? Come giornalisti, noi siamo obbligati a osservare una condotta integerrima ed è ciò che ho fatto. Vorrei che ricordaste questo principio. Non cedete all'audience. Non raccontate storia e effetto solo per conquistare il pubblico. Soprattutto dovete essere onesti. È tutto. Grazie. Ci vediamo alla festa campestre. È stata dura, eh? Puoi dirlo forte. Ci sai fare. Grazie. Mi dispiace, ma devo scappare. Ho promesso a Robby che sarei andata a prenderlo. A disposizione. Qui tutto a posto. Dove sei, Hathaway? Sto coprendo l'entrata a ovest. Tutto normale. In fondo ha ragione. Lo farei anch'io. Mamma, mi compri lo zucchero filato? Cosa, tesoro? Lo zucchero filato. No, che schifezza, ti fa venire le carie. Ok, questo e basta. Sì, quello blu. Sì. Ci vediamo dopo. Si sta divertendo? Sì, grazie. E tu devi essere Robby. Tua madre ha parlato molto di te. Ehi, giovanotto, hai già ottenuto un posto nella squadra di baseball? E questo come lo sa? Tutti i bambini amano il baseball, vero Robby? Trevor, giusto? Detective. È consolante vedere che si gode un po' del suo tempo libero con la nostra Kate. Forse è il caso che lei rinuncia al suo drink. Non vorrei farla accompagnare a casa da uno dei miei uomini. Venite, ragazzi! Adesso ci divertiremo con i palloncini! Laggiù, guarda! È Neil! Ci sta facendo delle foto, guarda! Dove? Ok, resta qui. Sospetto al lato sud, maschio, capelli scuri, con una macchina fotografica. Dobbiamo portarlo in centrale. Ok, ci penserete. Fatto. Robby! 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 Mamma! Mamma! Sono qui! Guardami! Andiamo via, dai. Sì, andiamo.
Neil Drey? Sì. Io sono il detective Lucas Kelly del Dipartimento di Polizia. Mi fai entrare? Qual è il problema? Stanno rapinando nel quartiere, quindi ho bisogno di farti alcune domande. Ho poco tempo, starò attento. Neil, siccome ho notato che hai degli ottimi obiettivi... Grazie. Le dispiace? È un punto a tuo sfavore. In queste rapine hanno rubato anche delle macchine fotografiche, per cui se non intendi collaborare, dovrò entrare e controllare i numeri seriali. Non è possibile. Grazie. Accidenti. Che foto ci fai con questa? Voglio dire, sei un guardone? Senta, controlli tutti i suoi numeri seriali e se ne vada, devo lavorare. Ok. Ce l'hai la ricevuta d'acquisto, vero? Dice sul serio. Beh, non vorrei sequestrartela. Dovrebbe essere questa. Non credo che possa sequestrarla senza un motivo. Beh, faccio una verifica e te la riporto. Mel, ehi, sto uscendo adesso. Il suo computer è pieno di foto di Kate e di suo figlio. È lui l'assassino che stiamo cercando. Io lo porto dentro. Non perderlo di vista, faccia una telefonata. Sì, al più presto, per favore. Qualche novità sul cadavere? Siamo ancora in attesa dei risultati. Chiedi ai federali di controllare la foto. Non abbiamo molto tempo. Tu non ti muovere finché non avrò il via per prelevare Drey. Ok. Mamma? Sì, tesoro. Posso chiederti una cosa? Sì, certo. Perché c'è tanta polizia in giro? C'è qualche problema? Non c'è nessun problema. Non voglio che stai in pensiero. Sì, mamma. Intesi? E va che bene. Ci terranno un po' d'occhio, se ne andranno presto. Ok. Va a giocare. Kelly. Fermalo subito. Ottimo tempismo. Vieni fuori. Cosa? Vieni fuori. Che sta succedendo? Devi essere interrogato. Prendi la borsa. Non c'entrava la macchina fotografica? No. Senta, io conosco i miei diritti. Questo è stalking. Stalking? Di che diavolo sta parlando? Avremo un sacco di tempo per discutere. Voglio sapere chi starei molestando. Kate Fisher. Guardi, qui c'è un malinteso. Sono certo. Sto parlando sul serio, non sono quello che Tieni crede. Tieni la bocca chiusa finché non saremo arrivati alla centrale. No, io le devo parlare. Senta, non sono uno stalker. Mi chiamo Scott Rooker e sono un reporter incaricato dal Jersey Chronicle. E vai, ti ho fregato! No, no, no! Ok, ora distruggilo. Kate, ti presento Becky Wade.
Kate. Ciao, Lucas. Credo di aver scoperto qualcosa. C'è una ragazza, Becky Wade, stagista in amministrazione, che sembra la sorella di Laura Rose. Ok, tu non prendere iniziative, me ne occupo io. Abbiamo un indizio. Devi controllare Becky Wade. Potrebbe essere Sandra Rose, sorella dell'ultima vittima. Contatto la sua famiglia. Devi trovarla, ok? Potrei rendermi utile. Sul serio. Sentite, io ho seguito Kate, non lo nego, ma se lo ha fatto anche questa ragazza, potrei avere una foto. A lei. E non credo che agisca da sola. Ok. Avvicinati e spara. Ancora. Quando l'aggiusteranno? Stavo quasi vincendo. Su, vieni con me. Andiamo dal poliziotto lì fuori. Allora prendo il videogioco che ho lasciato in macchina. Prendi il videogioco. Agente, devo parlare col detective Kelly. Non è questo il momento. Su, le mani dietro la schiena. Mani dietro la schiena! Così. Ci facciamo una bella passeggiata. Eccolo qui. Forza, muoviti. Avanti. Cammina più velocemente. Ora scendiamo e ci divertiamo. Continua a camminare. Bene, bravissima. Ecco, ci siamo. Lucas, la pattuglia davanti a casa Fisher non risponde. Continua. Nemmeno Kate risponde al telefono. Avverti Hathaway di corsa. Invece di sparare al muro, ti sparo in testa. Muoviti! Su, coraggio, cammina. Ti abbiamo preparato un bel regalo mentre eri fuori. Ciao, Kate. Avanti. Mettiti lì, su quella sedia. Seduta. Tanto per cominciare, ti leggo le mani. Visto? Così avrai un braccialetto. Che cosa volete da me? Riprendi? Sto riprendendo. Bene. Questa sera riceverai il trattamento Herzog. Cosa? Grazie alla tecnologia moderna, la tua morte andrà in diretta su internet. Devo solo fare due o tre cose. Io so chi sei. Tu sei Sandra Rose, vero? Brava. Ti consegnerò una medaglia. Se sai chi è lui, ti lasceremo anche andare. Giuro, sono una scout. Dai, indovina. Ti do 5 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Rispondi. Io non so chi sia, mi dispiace. Ah, che peccato. Era la tua unica chance.
911, emergenza, mi dica. Aiutatemi, hanno preso mia madre. E ho sentito uno sparo. Come ti chiami? Robbie Benedict. Da dove stai chiamando? Woodland Road 20. Robbie? Riesci a sentirmi? Robbie? Hai detto che tuo figlio era fuori. Non è mio figlio, sarà... sarà... Va a vedere. Agli ordini. Lo sai, se c'è una cosa che ho imparato in ospedale, è che tutti mentono. Dicevano che sarei tornata normale. E guarda il risultato. Non ti credo. E non mi fido. Vieni fuori. Robbie, è tutto ok? Faccio parte dei buoni, sono un agente di polizia. Vieni fuori, è tutto ok. Ha chiamato Robbie Benedict. Hanno preso sua madre e ancora nessuna notizia dell'auto di pattuglia. Ok, tutte le unità a casa Fisher. Adesso. Ok. Rispondi, Kate. Eccoti. Vieni fuori. Coraggio. In piedi, forza. Senza fare storie. Cammina. Adesso andiamo dalla tua mamma, ok? Sì, esatto, in fondo alle scale. Bravo. Mamma! Tesoro! Ti senti bene? Sì, sto bene. Ora devi fare il bravo, intesi? Hai detto il falso. E noi siamo stati molto pazienti. Vieni, Robbie. Wow, sei diventato un ometto. Mamma! Fatemi tutto quello che volete, basta che non tocchiate mio figlio. E perché dovrei? È il momento, Becky. Chi sono io? L'uomo di latta, senza cuore. Vieni qui, Robbie. Giochiamo. Adesso ti metto questa benda nera sugli occhi. Sai cosa mi diverte di più? Che non sei riuscita a capire chi sono. Eh? Vedi questo ragazzo? Questo qui. Sono io. Io e... Laura dovevamo sposarci. Capito? Tu sei Anthony. Mi dispiace davvero. Dici, sul serio? Già, vedrai quanto ti dispiacerà alla fine della storia. Ho una domanda per te. Sei impressionabile, perché questa cosa ti farà soffrire un sacco. La situazione è questa. C'è attività nella casa. Ho visto un sospetto alla finestra. E hanno staccato la corrente. Bene, ragazzi, tutti in posizione. Come on, come on.
Che cosa mi hai fatto? È tutta colpa tua, sai. Non meritavo una seconda chance. Invece ti hanno addirittura offerto un impiego importante. E a noi? Siamo noi quelli che meritano qualcosa, non tu. Non ti avevo riconosciuto in un primo momento, ma ricordo la tristezza nei tuoi occhi. Il libro dei proverbi dice: Dio odia 6 cose. La prima sono gli occhi alteri. La seconda è la lingua ipocrita. E la terza sono le mani che versano sangue innocente. Noi ti libereremo da queste cose, così ti purificherai. La telecamera ti adora. Ho la visuale della finestra del seminterrato. Vedo la vittima legata a una sedia. 2 persone. Ma non il bambino. L'uomo ha una pistola. Finché non avrò la conferma che il bambino è al sicuro, non sparate. È chiaro. Non sparate. Provo a mettermi in contatto. Pronto? Ciao, sono Lucas del Dipartimento di Polizia. Come vedi, siamo qui fuori. Com'è la situazione lì? Sì, va tutto bene. Becky? È corretto, Becky? Sì, chiamami come vuoi. Ok, so che lì dentro c'è un bambino e voglio venirti incontro. So che non vuoi fargli del male. Puoi aiutarmi a farlo uscire? Perché dovrei aiutarti? Coraggio, ora apri la bocca. Robby, scappa! Valla a prendere, corri. Hai fatto un casino. Non devi ribellarti. Vedo qualcosa. È Robby! Benson, prendilo! Corri, corri! Robby, sono qui! Vai, vai, vai! Resta qui e stai giù. Anthony! Anthony, dove sei? Mi senti? Non sparate, vado io. Non vi muovete fino a nuovo ordine. Se gli è successo qualcosa di brutto... Senti, Becky, ti prego, lasciami andare. Farò tutto quello che vuoi, cambierò città, non ti darò più fastidio. Era tanto. Era tanto che non la vedevo. In quelle foto eravate felici. Che le tieni a fare, Kate? Non lo so, volevo conoscerla. Non ci riuscirai. Lei era mia sorella, la mia migliore amica. Lo so, io volevo solo... Smettila adesso. Bene, Kate, grazie di essere stata al gioco, ma ora è il momento di chiudere la storia. Ti prego, Becky. Kate, sono io. Lucas, dov'è Robby? È di sopra, al sicuro. Mi hanno messo qualcosa negli occhi, ma l'effetto sta svanendo. Tranquilla, va tutto bene.
Torno subito. Aspetta qui. Tranquillo. Carino il tuo fidanzato che ha cercato di salvarti. Che cosa gli hai fatto, Becky? Tu continui a mettere le persone nei guai. Lucas! Kate! L'ho colpita, è svenuta! Ok, va fuori, arrivo subito. Robby! Mamma! Dentro! Tesoro mio! Avanti! È tutto finito. Carabiti, sopra! Tesoro, sei un bravo ometto. Mi dispiace tanto, amore mio. Kate. Grazie. Ditemi quando ci siete. Voglio che riprendiate bene la casa. Grazie, Richard. Nella casa che vedete alle mie spalle, Kate Fisher e suo figlio Robby sono stati tenuti in ostaggio per 4 ore prima di la essere... La città di Cambridge si sta risvegliando da un incubo. Molti ricorderanno Kate Fisher per via del processo intentato...